Noi tutti sappiamo che se si tiene a modificare una decisione in corso di assunzione che non si condivide, soprattutto se si è il primo titolare della materia di cui si tratta, si esercitano argomentazioni, al limite si può anche dire: caro Presidente, cari colleghi, guardate che io non condivido, sono pronto alle dimissioni. Questo non è avvenuto. E invece le dimissioni sono state annunciate pubblicamente al pomeriggio in un'aula del Parlamento. Questa modalità sconcertante, unita alle precedenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri, mi fanno ritenere che le dimissioni avessero finalità che non conosco, che non mi permetto di immaginare neppure, ma diverse da quella del indurre ad una modifica della decisione che il Governo prendeva.